Edizione speciale della nostra trasmissione elettorale di Election Day, tutta dedicata ai giovani di Venafro, in particolare ai ragazzi del movimento giovanile. Nei giorni scorsi, attraverso una missiva, attraverso una lettera aperta, hanno manifestato la loro volontà di essere protagonisti, di non essere più passivamente alla finestra, ma di voler entrare un attimo eh, nella realtà che li circonda, voler determinare il loro futuro, il futuro della loro città. Sostanzialmente hanno detto noi non vogliamo scendere in campo per vie dirette, nessuno di noi si candiderà, però ci piacerebbe che coloro che dovranno amministrarci, al di là del colore politico, vadano a prendere in considerazione le nostre stanze e vadano a creare una città che sia costruita a nostra misura. Il loro appello è stato... Accolto, raccolto in primis dal presidente Michele Iorio, presidente uscente della Giunta regionale, è di nuovo in corsa nel tentativo di riconquistare una maggioranza in seno al Consiglio regionale del Molise. Bene, a questo punto io direi, giusto per rompere il ghiaccio, di formulare d'ufficio una prima domanda al presidente Iorio ed è uno dei temi che credo sia maggiormente sentito dalla collettività venafrana, quello della sanità, quello dell'ospedale Santissimo Rosario. Ebbene, Presidente Iorio, è opinione diffusa, almeno una buona parte dei Venafrani, in qualche modo la ritiene responsabile, colpevole, uso questo, eh, questa terminologia, di quanto accaduto al Santissimo Rosario. Ossia un ospedale che era un po' il fiore all'occhiello della sanità molisana, adesso ridotto in una struttura che effettivamente è un po' difficile continuare a chiamarla ospedale, almeno così come è eh, in, a questo punto con tutti i tagli che sono stati operati nel corso dei, degli ultimi anni. E a, a conoscenza di questo fatto, cioè lei è consapevole che c'è chi la ritiene colpevole di quanto è accaduto? E c'è del vero in questo? Sono assolutamente certo di essere responsabile di quanto è accaduto ma nel senso inverso eh, rispetto alle accuse che mi rivolgono, perché se quell'ospedale è ancora aperto con tutte le disfunzioni che ci sono e se quella struttura ospedaliera è ancora inserita nel nostro piano di riordino del sistema ospedaliero, attenzione non sistema sanitario, ospedaliero, questo è dovuto alla mia caparbietà e alla battaglia che ho instaurato con il governo nazionale. Perché la ristrutturazione degli ospedali che mi era stata proposta prevedeva la chiusura, letteralmente la chiusura, dell'ospedale di Venafro Agnone e Larino e la riduzione di quello di Isernia-Termoli con l'unica presenza effettiva o efficace o insomma, specialistica dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Per essermi opposto a questo sistema io sono stato commissariato. Qualcuno dei miei oppositori ritiene che io sono stato commissariato perché non capace di fare una ristrutturazione. Ma io non è che non sono stato capace, io non ho voluto fare la ristrutturazione che mi aveva chiesto il governo, siamo entrati in contrasto, ho subito i commissariamenti per resistere e immagino che il riordino del sistema ospedaliero nel Molise preveda l'inclusione dell'ospedale di Venafro cosa non voluta dai parametri nazionali sia pure con tipologie diverse nei confronti di un'assistenza eh, più di carattere generale rivolto alla riabilitazione rivolto alla lungodeggenza, la RSA il sistema ambulatoriale sia chirurgico che medico anche polispecialistico e il, eh, il ricovero per acuti di tipo chirurgico si svolgerebbero nell'ospedale di Isernia eh, anche per una posizione più centrale rispetto alle esigenze dell'intera provincia della nostra eh, regione. Peraltro, a Venafro poi abbiamo anche a Pozzilli un'altra struttura sanitaria che voi ben conoscete. Credo che l'offerta sanitaria complessiva di quest'area di questa offerta non ci si può certo lamentare perché, se guardate dall'altra parte della provincia. C'è una situazione eh, diversa anche in termini di posti letto per alcune tipologie di ricovero che sicuramente rispetto a noi, noi dico. Dove Quindi sostanzialmente il presidente Iorio respinge le accuse al mittente, ci sembra di capire, non si ritiene affatto responsabile di quanto accaduto, no? Io non solo le respingo, ma io credo che quanto accaduto abbia finora addirittura impedito in qualche modo sia il ricorso e sì alcune, alcune opposizioni che non condivido abbia impedito di fare di quell'ospedale una struttura diversificata perché oggi non è nell'uno e nell'altra cosa e allora l'impegno è di completare questo schema di riordino e dare a quell'ospedale un ruolo all'interno del sistema sanitario regionale con le offerte di qualità che sono tipiche però di, quel, di quella tipologia di, eh, di pazienti che è una tipologia di pazienti molto richiesta non è che abbiamo bisogno di operarci alla colecisti tutti i giorni ma forse più spesso abbiamo bisogno che eh, la riabilitazione venga fatta in un certo modo e eh, di qualità più spesso ancora data la popolazione anziana del Molise abbiamo bisogno di ricoveri per pazienti cronici che voi sapete vengono subito respinti dagli ospedali per acuti dopo pochi giorni di ricovero per esigenze di rispetto di parametri e di tipologia di cure e quindi non è che non abbiamo bisogno di quelle cose, ne abbiamo bisogno e sarà Venafro ad offrirle. Era una domanda che noi abbiamo raccolto sondando un po' gli umori dei venafrani, anche avvalendoci del web, anche sentendo... Ehm, i Benafrani che attraverso i social network, l'utilizzo del web, insomma, eh, in molti si erano orientati in questo senso. Ora eh, è il caso di entrare nel vivo del confronto, abbiamo brevemente accennato, Presidente, a questi giovani del movimento giovanile Benafrano, si sono messi in evidenza, forse per la prima volta nella storia di questa città, un gruppo numeroso, consistente di giovani capaci, è riuscito a produrre qualcosa di positivo, qualcosa che ha saputo richiamare l'attenzione dei media regionali. È un patrimonio che secondo noi non deve andare disperso e eh, ben volentieri quindi abbiamo accettato anche noi di essere partecipi di questa iniziativa, di questo confronto. Eh, abbiamo messo a disposizione le nostre strutture grazie al nostro editore cerca azienda SPA e adesso è il caso di entrare nel vivo. Accanto al presidente Iorio abbiamo Francesco Martino, poi Davide Fusco e Rocco Silvestri. Tutti i ragazzi meriterebbero di essere menzionati con nome e cognome perché hanno profuso uguale impegno e sicuramente nel futuro continueranno a mettersi in evidenza. Voglio segnalare la Stefania Argenziano, sindaco dei giovani, sindaco dei ragazzi di Venafro. E direi a questo punto di cedere la parola a Francesco Martino, che è uno dei fondatori, giusto? Giusto, grazie dell'opportunità che ci ha. Ancora non abbiamo detto niente. <ride> Grazie all'opportunità che Elezioni Molise ci ha, ci ha dati per, per questo giorno, per questo incontro con l'ex president, presidente della regione. Okay. <ride> Candidato alle regionali, va bene? Ok. okay. okay. Passo alla, alle presentazioni. Noi siamo un'associazione, ah, una premessa, abbiamo deciso di produrre quello che noi diremo, che le diremo tramite questa cosa scritta, in modo tale che il singolo in modo da che l'individuo non si sostituisca all'associazione. Noi siamo un'associazione molto compatta, ci confrontiamo, più giù, ci confrontiamo spesso su qualsiasi tematica perché crediamo che questo sia l'unico modo per trovare la soluzione volta per volta migliore, diciamo un, un sistema molto democratico. Quindi d'ora in poi non metto più la, la, mia, la mia eloquenza ma passerò direttamente a leggere quello che abbiamo prodotto. Quindi siamo un'associazione culturale composta da ragazzi e ragazzi. Ragazzi e ragazzi che circa un anno e mezzo fa, stanchi dell'indifferenza che prima i cittadini e poi i rappresentanti comunali, provinciali e regionali hanno dimostrato verso Venafro, si capisce che il nostro non è solo un malcontento generazionale, ma siamo giovani e quando sentiamo parlare di giovani indifferenti e poco interessati alla cosa pubblica ci si accappona la pelle. Ebbene, in questo brevissimo periodo abbiamo dimostrato attraverso le nostre iniziative di tenerci, di amare Venafro e i suoi cittadini e tutti gli aspetti che la caratterizzano caratterizzano dalla cultura all'ambiente dalla sensibilità verso il rispetto della legalità alla salvaguardia delle nostre tradizioni che affondano le radici nell'identità del nostro popolo seppur la nostra sia un'associazione culturale le cui attività partono fortemente dal basso sappiamo che se i meccanismi popolari partono proprio dal basso le decisioni importanti vengono prese nei palazzi nelle istituzioni con le quali noi non possiamo non avere un confronto ed è per questo che oggi siamo qui Finora abbiamo incontrato altri esponenti, quindi uh, torno un'altra volta a Francesco, non il presidente, devo farti una correzione, abbiamo incontrato già altri uh, esponenti del mondo politico molisano, da destra a sinistra, per farle capire proprio la nostra trasversalità. Siamo un movimento apartitico e vogliamo rimanere tali. Uh, quindi finora abbiamo incontrato altri esponenti, altri candidati alle regionali e ciò cioè può far capire la nostra trasversalità, e il nostro vivere la cosa pubblica a 360 gradi. Questa è la nostra presentazione. Finalmente abbiamo rotto il ghiaccio. Abbiamo qualche domanda da, sei domande da sottoporre al presidente e intanto grazie a Francesco Martino perché eh, si è addentrato nel tema, cioè ehm, ha voluto spiegare con eh, le parole che poi sono venute fuori da uno sforzo collettivo, se abbiamo capito, eh, proprio per dare il senso della collettività e non del singolo. E questo è particolarmente democratico come aspetto. E, adesso Entriamo nel vivo del dibattito perché chiaramente solo attraverso le domande e le risposte, poi ognuno di voi valuterà se saranno state esaustive o meno. Solo attraverso il dibattito i giovani potranno comprendere quando il singolo candidato, insomma speriamo di avere anche altri confronti in futuro, eh, possa effettivamente rispondere a quelli che sono i quesiti posti in modo serio, credibile e attendibile. Io direi di passare la, la, la parola a Fusco. Ho visto che c'è Davide Fusco, sicuramente avrà una domanda per il Presidente. Allora, eh, vorrei porre il problema del centro storico a Venafro. Cioè, eh, è inutile stare qui a raccontare l'importanza del patrimonio culturale, turistico, residenziale del centro storico di Venafro, che potrebbe cambare di rendita se questo fosse valorizzato come si deve. La scorsa amministrazione comunale aveva come gruppo di maggioranza uomini appartenenti al suo stesso schieramento politico, i quali però non hanno provveduto adeguatamente alla valorizzazione del centro storico. Dal momento che lei nella campagna elettorale del 2008 alle comunali di Venafro diceva ho secondato tutte le richieste che il candidato sindaco faceva a nome della coalizione, rassicurando tutti gli attori di questa corsa elettorale che sarebbe stato l'impegno che avremmo mantenuto tutti gli impegni presi, a cominciare dall'ospedale per finire alla ristrutturazione urbana e al grandissimo e bellissimo centro storico che voi avete. Le cose che abbiamo dette le abbiamo sempre mantenute. A distanza di eh, cinque cioè, di anni può ancora affermare che le promesse fatte sono state mantenute a fronte esclusivamente di lavori di messa in sicurezza della Palazzina Liberty e di rifacimento di una facciata esterna abbellita, per così dire, di turchese, con una spesa complessiva di 1.200.000 euro di fondi stanziati e come intende agire eh, d'ora in poi? Effettivamente è una domanda interessantissima perché, Presidente, eh, la lista che faceva riferimento a lei la volta scorsa addirittura mise nel simbolo la palazzina Liberty asserendo che sarebbe stato il segno della rinascita della città. Poi che cosa non ha funzionato? Ma intanto io, vabbè, poi fare, vi farò i ringraziamenti perché sono stato colpito anche dalle dall iniziative che avete assunto. Mi piace essere qui perché anche stimolato da domande eh, complesse, cercherò di dare una qualche risposta eh, mantenendomi alla realtà dei fatti. Io ho preso degli impegni, il mio impegno è stato quello di finanziare la Palazzina Liberty e l'ho fatto. Poi se è turchese o è rosa o è, o è fatta con i merletti o con qualche altra cosa, insomma credo che per quanto possa riassumere... Le responsabilità di tutto quello che si muove in questa regione non ho fatto nel progetto, non ho fatto io l'appalto e non so nemmeno perché non è stato fatto subito l'appalto. Eh, quello che mi è stato chiesto per il centro storico, in qualche modo per quanto riguardava il castello, la stessa cosa, i finanziamenti sono arrivati, poi ci sono state polemiche, tutte locali, che non, non credo possano appartenere alla mia responsabilità. Ma i finanziamenti sono arrivati. Solo per citare l'ultimo finanziamento eh, che abbiamo fatto per il Verlace, che è un'altra perla del, di Venafro, del centro storico di Vanafro, l'abbiamo rifinanziato non più di un mese fa circa, eh, per cui dovrebbe essere completato finalmente ed essere reso anche fruibile per dare uno, uno sviluppo, io mi auguro, di tipo sociale e culturale a questa città che ho sempre amato dal punto di vista proprio della frequentazione, degli amici, delle persone che conosco e perché Venafro, essendo la porta d'ingresso del Molise, io credo che sia una cittadina che deve dare il segno della nostra storia e della nostra cultura il vostro centro storico è meraviglioso ma non mi sono mai tirato indietro quando si è trattato di decidere e non sono solo queste le cose, vorrei ricordare gli impegni per la scuola e ha finanziato a parte quelle già realizzate, ma ci sono 2 milioni e mezzo di euro finanziate per la scuola. In questo momento stiamo già esaminando una richiesta di cambio di destinazione perché pare che la città voglia prevalentemente che sia il PIL ad essere ristrutturato e la regione dirà sicuramente sì se questa è la volontà eh, diciamo, dei venafrani. E io avendo fatto persino un sopralluogo presso l'Istituto PIL, credo che sia una scelta giusta, avendolo visto. E quando mi è stato detto che probabilmente i due milioni e mezzo non sono sufficienti a ristrutturare completamente quella scuola che presenta degli elementi consistenti di strutture insomma, difficili da... Da, da rimettere in ordine dal punto di vista sismico, ho anche detto che se c'è bisogno di altri fondi sono pronto, magari quando sarà, io spero che sarò io il prossimo presidente, ma eh, non ricordo di, non, di aver detto no a una esigenza che questa città mi ha posto. E vedete, siccome amministrare, fare politica, ma piuttosto che fare politica, amministrare, non è semplice e non è che ci sono i fondi per tutto. Poter dire in coscienza, e spero che qualcuno mi sbendisca, che non c'è stato un no, un diniego a nessuna richiesta importante che mi è stata posta per Venafro. Eh, per esempio, è stato, doveva essere completata per poterla aprire la piscina e lo abbiamo fatto. Doveva essere completato il palazzetto che non era utilizzabile, non mi ricordo per che cosa, e l'abbiamo finanziato, il palazzetto dello sport. Eh, io ho la coscienza apposta nei confronti Quindi, di questo. Quindi ciò che non ha funzionato, evidentemente, è stato a livello locale, le amministrazioni locali e eh, le situazioni in sorte. Probabilmente ci saranno stati dei problemi. Io, a me non piace accusare nessuno perché farei, sarebbe facile adesso fare, fare accuse oggi, tanto la situazione è talmente trasformistica in questa regione che non si sa uno da che parte No, sta. Non era per un atto d'accusa Presidente. Che, Voglio eh... dire prendo atto però quando mi si dice non ha mantenuto gli impegni non è vero, poi il resto lo giudicate voi. Adesso passiamo a un altro giovane di questa associazione, Rocco Silvestri. Grazie. È una domanda sul lavoro che è una delle tematiche più importanti del momento. Siamo in un periodo di crisi nazionale, una crisi riguardante tutti i settori, dall'agricoltura alla finanza all'industria, è tutto bloccato. Ovviamente questa crisi tocca anche la nostra regione e in questo senso l'unico investimento dell'ultimo periodo è riguardato la turbogas. Eh, Data la crisi economica e quindi dato che bisogna investire per far ripartire l'economia della nostra regione e che abbiamo un'importante risorsa che sono i nostri beni paesaggistici e i nostri beni culturali, basti pensare alle migliaia di turisti che attraggono Campitello o Cavracotta, non si potrebbe investire in questa eccellenza appunto per far ripartire... Eh? No, che emozionato. No. E no, non è vero che l'unico investimento è stato la Turbogas. La Turbogas è stata l'unica cosa che non è stato un investimento per noi perché è del tutto privato. Quindi noi abbiamo solo subito delle conseguenze da parte della Turbogas di Termoli, non abbiamo investito in quella direzione. Nel lavoro abbiamo fatto degli investimenti notevoli che riguardano il sostegno ad alcune grandi aziende del Molise. Vorrei ricordare lo zuccherificio, l'arena, la, l'ITR, la, eh, che adesso presenta, come avete ascoltato, de, sentito dei problemi. Abbiamo in quest'area una difficoltà, soprattutto nel nucleo industriale di Pozzilli, anche perché obiettivamente le industrie, l'industria manifatturiera, le industrie rivolte al mercato nazionale, come ben sapete voi, hanno una qualche difficoltà oggi, sia di mercato sia di espansione. Credo che il futuro, quindi abbiamo posto diciamo, delle condizioni di freno ad una disperazione che il Molise stava rischiando di affrontare, perché la crisi è stata dura ed è dura e noi l'abbiamo subita come tutte le altre regioni d'Italia, avendo qualche aspetto diciamo, negativo dovuto alla nostra consistenza che spesso non ci dà la possibilità di avere autonomamente delle risorse necessarie per tutto. E non credo che l'industria ecco, manifatturiera è in difficoltà, non credo che si possa puntare ad un obiettivo di reindustrializzazione. Probabilmente ci sono tipologie industriali che ancora oggi potrebbero essere favorite per la ricerca del posto di lavoro, Ciò nonostante noi abbiamo espresso nel programma quello che abbiamo chiamato il secondo tempo del nostro programma di governo ed è eh, il sostegno alla, allo sviluppo eh, occupazionale all'interno di due grossi eh, o direi tre grossi, grosse linee che sono innanzitutto il turismo, il turismo di qualità e qui ci rientra anche la seco, il secondo aspetto, la cultura e il turismo culturale, cultura intesa peraltro anche in senso ampio, non solo... Delle, delle attività culturali più proprie eh, o letterarie, ma soprattutto le attività eh, culturali che si sviluppano attraverso anche lo spettacolo, il cinema, eh, l'utilizzo, la fruibilità dei nostri centri archeologici e storici. Voi ne avete tantissimi, quindi sapete di che cosa parlo. Ma credo che eh, la direttrice poi dell'innovazione tecnologica e i nuovi sistemi innovativi nelle attività produttive, può essere il terzo anello del, del nostro programma e il sostegno economico come, come intendiamo eh, realizzarlo, mettendo a disposizione di chi fa una nuova azienda, quindi soprattutto i giovani, delle opportunità finanziarie di un accesso al credito garantito che lo possa mettere nelle condizioni di sviluppare un autoimpiego, sia di tipo professionale non è detto per forza di tipo industriale sia nei servizi e sia in questi settori che riteniamo siano alla nostra portata Venafro, Volturn eh, offrono una innumerevole tipologia di iniziative è lì che bisogna insistere per poter trovare nuove occasioni di lavoro Sì, è certamente il tema di... più sentito dai giovani poi... In futuro, nel corso di una uh, nuova edizione speciale di Election Day, il 21 uh, del mese, il 21 febbraio, avremo qui sei candidati alla presidenza della uh, Regione Molise, della Giunta regionale. E, mh, abbiamo notato, Presidente, che raccogliendo gli umori della gente attraverso il web, attraverso i social network, al primo posto tra le priorità e il lavoro, non si discute, ma di gran lunga. Quindi lei dice favoriamo le piccole aziende, favoriamo ehm, anche la, la libera attività l'iniziativa. Posso dirti anche un'altra cosa che eh, affronterete eh, insomma, nei dibattiti, eh, c'è anche questo discorso tra la piccola azienda e la grande azienda. Ecco, io sono stato accusato per esempio di aver speso troppo per le grandi aziende e troppo poco per le piccole aziende. Io credo che non sia vero né l'una né l'altra cosa, ma comunque, in ogni caso, credo che ci sia bisogno dell'una e dell'altra cosa perché, se la nostra economia fosse stata privata di migliaia e migliaia di lavoratori e quindi di famiglie che sarebbero entrate con la chiusura di queste tre grosse aziende molisane in crisi in cassa integrazione lunga, il costo sociale sarebbe stato ben più alto del costo che abbiamo impiegato per continuare, eh, per dare continuità alle imprese e si sarebbe impoverito il Molise in maniera consistente perché quest, solo queste tre aziende sono molti punti percentuali del PIL della nostra regione, cioè avremmo addirittura abbassato il livello. Economico di produttività della regione in maniera paurosa. Quindi bisogna fare l'una e l'altra cosa e non fare la guerra. Vedo Presidente i nostri ragazzi che fremono per altre domande e a questo punto direi di stringere: nel senso che tanto le domande e tanto le risposte, insomma, più stringate. Va bene, fanno però uno... ci, ci siamo di... preparati. Se volete, dico sì o no, faccio prima. Tematica importante. Al nostro avviso prima del lavoro e l'ambiente senza salute non, non si può lavorare. Quindi in un'intervista pubblicata in data 11 febbraio 2013 sul sito elezioni molise.it, quindi cosa di pochissimi giorni fa, rivolgendosi alla pena di Venafro, lei dichiarava che l'inquinamento è sotto controllo, ci sono delle situazioni che meritano un controllo più efficace ed interverremo nel caso in cui ci sia un pericolo reale, anche se a volte Qualche segnale di allarmismo mi sembra eccessivo. Le istituzioni hanno il dovere di preservare la salute pubblica. Da un'indagine fatta poche settimane fa, Venafro risulta la città più, inquina più inquinata d'Italia, superando metropoli come Milano, Torino, Roma. Quotidianamente diossido di azoto e PM10 sforano i parametri consentiti. Un esempio: solo in data 14 febbraio, l'altro ieri, nella media di 24 ore abbiamo avuto ben 35 sforamenti. Eh, e questi diossidi di azoto e PM10 sono responsabili di neoplasie, tumori, leucemie e questa è una vera e propria epidemia scoppiata tra i comuni di Venafro, Sesto Campano e, il, e Pozzilli e Pozzilli Oliveto eh, causate anche da diossina registrata in due capi di bestiame del Venafrano risalente all'estate del 2011 ebbene è passato un anno e mezzo da, quel, da questa registrazione eh, e la regione ancora non ha trovato la fonte da cui proviene la diossina e così sarà sanzionata da parte dell'Unione Europea. Ma cosa ancora più grave, c'è una popolazione che si sta ammalando e non sa neanche a chi dare la colpa. In Molise manca un registro tumori inesistente che potrebbe dare inizio a un'indagine epidemiologica. E questo è il silenzio istituzionale che a, noi ci fa, che a noi fa paura, che crea il vero allarme. Quindi le chiediamo cosa intende per pericolo reale, più reale di quanto appena descritto, cosa ha fatto per controllare il territorio Venafrano. Ah, eh, io in quell'intervista credo che abbia già dato la risposta. Eh, la questione della diossina l'abbiamo seguita in maniera con grande attenzione, e a quanto mi hanno riferito, eh, quella ritrovata in una stalla era di provenienza extra regionale, non, eh, non diciamo, originata. Qui si tratterebbe di un capo bovino non allevato in zona, Sì, si andrebbe, cioè sarebbe qualcosa che è venuto perché non si sono rilevati altri, altri segnali di diossina. Per quanto riguarda invece l'inquinamento, come ho detto in quella intervista, non ci sono dati di allarme sul controllo dell'aria qui a, a Venafro. È vero che c'è una tensione. Quindi. Eh, a livello regionale questo... scusa, Presidente. la stampa regionale non noi in prima persona però riporta dei dati secondo i quali in un mese e mezzo si è esaurito la possibilità degli sforamenti no ci sono stavo dicendo guardate che se ci fosse una, una situazione di allarme la prima, il primo dovere di un'istituzione pubblica è quella di porre rimedio cioè, non, non, il, il dato invece che abbiamo è che eh, c'è una, una, una situazione sotto controllo, cioè che non è nei limiti della pericolosità, almeno dei dati statistici, c'è bisogno di un controllo più eh, diciamo, accurato. Con la provincia di Segna stavate facendo qualcosa, poi che è successo? No, vedete, per quanto riguarda l'aspetto del controllo dell'aria e dei dati di inquinamento c'è solo l'ARPA. Che fa questo tipo di accertamento. Poi ci sono state associazioni di tutto rispetto, università, esperti. Se voi leggete sulle PMI, eh, eh, PMI dico, eh, sì. le, le, le polveri, polveri sottili, insomma, insomma. PM10, PM10 PMI. Eh, ci sono teorie e teorie, Quindi i dati scientifici sono eh, interpretati in un modo o nell'altro a seconda della scuola. Che si pronuncia. Noi abbiamo il dovere di seguire i dati dell'ARPA, dell che è l'unica istituzione pubblica deputata al controllo rispetto alla quale io non ho mai avuto segnali di allarme per dover intervenire. Ma vi figurate che se avessi un segnale di allarme per intervenire a chiudere qualche fabbrica o a chiudere qualsiasi altra cosa, eh, potrei resistere a questo mio dovere? Io credo che sia impossibile immaginare una cosa del genere. Bisognerebbe essere carnefici, invece è facile eh, che vengono fuori dei dati che non sono dati certificati da istituzioni pubbliche che danno i numeri qualche volta che io non condanno perché io credo che lanciare l'allarme sia sempre utile, eh, non è che però eh, lanciare l'allarme è un discorso. Dire che le cose eh, stanno in un certo modo in maniera certa e è sicura è un'altra, le cose non stanno così anche se noi dobbiamo aumentare il nostro sistema il livello di attenzione su questo non sono, eh, cioè sono d'accordo vediamo se ci sono altre domande sì. sì. eh, sì. sì. dobbiamo cambiare il foglio perché abbiamo diverse domande e l'ordine non è stato rispettato cambiamo qual è il mio? ok, grazie tocca a Rocco Vedi, qui ho Davide Francesco Rocco, seguiamo l'ordine. Allora, la prossima domanda. Una domanda sull'istruzione. Parlando di un'università che rappresenta il luogo e il momento di passaggio dalla formazione giovanile a quella adulta, negli anni sono state intraprese delle opere per valorizzare e dare slancio all'istruzione molisana. Tuttavia, da un'analisi approfondita delle varie realtà dei vari dipartimenti è emerso un paradossale peggioramento delle aspettative già poco rose, in particolare si fa riferimento a strutture nuove, strutture nuove ma poco e scarsamente valorizzate, mancanza e abolizione di trasporti efficienti che colleghino centri abitati con università spesso isolate disparità di trattamento dei vari dipartimenti e difficoltosa gestione delle risorse universitarie. Detto questo, rispetto a quello che è già stato fatto dalla sua amministrazione precedente, come giustifica questa poca attenzione che rasenta l'indifferenza verso l'Università Molisana che deve necessariamente rappresentare il futuro di noi giovani e che prospettive crede che ci sia per un neolaureato neo dell'Università del Molise all'interno della nostra regione? Questo è un programma di Presidente, sono tosti. I ragazzi di Venafo sono così guarda, a me sembra non mi, non mi ritenete che sia, insomma, così proprio troppo di parte o dica delle cose tanto per dirle. Ma tutto mi si può dire rivolgendomi delle, delle, delle accuse, tranne il fatto che io mi sia occupato assolutamente, forse più di quanto dovuto per l'università per l'università del Molise primo. Le strutture universitarie del Molise sono state costruite dalla Regione, unico esempio d'Italia. Nel resto del paese sono state costruite dallo Stato, perché le università sono statali. La stessa sede di Pesche era una sede costruita dalla Regione per un altro motivo e l'abbiamo data, incomodato d'uso, all'università, cioè gratuitamente all'università. La sede di Termoli sul mare, dove c'è la facoltà del turismo, L'abbiamo costruita per gli uffici regionali, ma pensando ai giovani e all'università, l'abbiamo data incomodato d'uso all'università. La sede di Campobasso lo stesso, stava per chiudere la sede eh, di Isernia, quella nella Piazza Mercato, ci siamo impegnati a pagare addirittura il fitto, noi Regione, al Vescovo per mantenere lì le strutture universitarie. L'Università del Molise. L'ho trovata con 4.000-4.500 iscritti, dopo dieci anni di governo è oltre 10.000-11.000 iscritti. Non aveva la facoltà di medicina e adesso ce l'ha, non aveva la facoltà di ingegneria e adesso ce l'ha, non aveva la facoltà di lettere e non mi ricordo che altra cosa, perché poi le lauree sono un po' complicate come nome, sono cambiate anche i nomi e adesso ce l'ha. L'Università del Molise per effetto di una riforma universitaria Gelmini e il governo Monti stava chiudendo, cioè avrebbe dovuto secondo i parametri nazionali chiudere battenti perché non aveva i dati economici per poter rimanere autonoma. Bene la Regione è intervenuta con 13 milioni di euro, dico 13 milioni di euro, per fare un accordo di programma con l'università che abbiamo chiamato conoscere per competere e quindi con i fondi di investimento della Regione dedicati all'università stanno partendo nuovi corsi, nuovi contratti, nuove borse, nuove opportunità e quant'altro. C'è stato un aumento delle tasse per l'università, improvviso e ingiustificato. Noi non siamo molto adeguati a dare questo tipo di risposte perché non abbiamo un bilancio proprio molto ricco come Regione Molise. Però, per dare un segnale di vicinanza ai ragazzi e ai giovani, nell'assestamento di bilancio dell'anno in corso, quindi già si stanno distribuendo, abbiamo impegnato 300 mila euro, che non sono moltissimi, anzi sono pochi, per abbassare il peso delle tasse agli studenti che l'avevano avuto aumentato improvvisamente da un anno all'altro dal governo Monti. Eh, voglio dire, eh, sì, è vero che. Uno riassume la responsabilità di quello che non funziona. Però da questo punto di vista io credo che non debba assolutamente accettare il fatto che sia stato distratto nei confronti della nostra università. Prima di cedere la parola a Francesco Martino di nuovo, ci piacerebbe verificare un attimo tra i ragazzi del pubblico se c'è qualcuno che vuole intervenire. Non vedo al momento questa necessità, per cui di nuovo Francesco Martino. Grazie. Tematica dei trasporti. Dal sito della Regione Molise apprendiamo che nel maggio 2012 è stato approvato il programma per il tratto autostradale Termoli-San Vittore. Conclusa la fase, la fase progettuale, mancava solamente lo sblocco dei fondi. Sarebbero 1 miliardo e 300 milioni di euro. Un'autostrada che a nostro avviso spacca in due il nostro territorio molisano e paesaggistico, come può agevolare la nostra Regione? non pensa che con questi soldi si potrebbe riadeguare la già esistente rete stradale che soprattutto in basso Molise fa acqua da tutte le parti. A cosa servono queste macro opere? Paragonabili all'auditorium di Sernia, apriamo parentesi, costato 56 milioni di euro, soldi con cui si sarebbero potuti potenziare tutti i teatri presenti in regione o crearne di nuovi più congrui però alla realtà molisana, chiusa parentesi, quindi riprendo il discorso per far capire un po' a tutti quanti a cosa servono queste macro opere, paragonabili all'auditorium di Sernia o paragonabili al progetto dell'aeroporto del Molise. In che modo crede che, favorendo l'isolamento dei piccoli centri abitati attraverso la costruzione dell'autostrada del Molise, possa far ripartire l'economia molisana? Crede davvero che la viabilità molisana sia così congestionata da necessitare un'autostrada? Davvero abbiamo bisogno di queste faraoniche opere, faraoniche opere che invece di ammodernare la regione non creano a suo avviso una disparità tra Molise che viaggia in autostrada e Molise Campagnolo che arranca ancora sui tratturi con tutto rispetto per i tratturi. Beh, io adesso siccome devo essere schietto e sincero con voi tutto mi aspettavo tranne che dai giovani. Una, una domanda che già contiene una risposta, cioè la contrarietà alle infrastrutture in questa regione, la contrarietà all'autostrada. Immaginiamo magari che la nostra regione possa diventare un bel giardino recintato così ce lo godiamo da soli per tutti gli anni futuri. Lo sviluppo lo fanno le altre regioni. Se uno guarda una cartina geografica del Paese, ma dell'Europa... Eh, si accorge che dove ci sono strutture autostradali ci sono le condizioni massime di sviluppo e la nostra regione soffre di gap negativi per quanto riguarda la comunicazione di tipo stradale, anche perché a parte l'autostrada adriatica tutta la regione interna è abbastanza isolata sui grandi flussi di comunicazione. Noi abbiamo pensato di realizzare la congiungente Tirreno-Adriatica. Dal, quindi dall'autostrada del sole a quella adriatica che si aggiunge alla Pescara Roma e si aggiunge alla Napoli Bari per mettere questo tratto di paese, il Molise, nelle condizioni di poter competere con le stesse altre realtà territoriali. Non ho capito se, perché un'autostrada spacca e una strada no, perché insomma credo a meno che non vogliate le strade con l'accesso a raso che abbiamo ancora noi, anche una viabilità non autostradale, comunque veloce, fa lo stesso percorso e quindi non è che l'autostrada spacca il territorio. Io credo che invece abbiamo realizzato una prospettiva che ormai è arrivata al termine, il giorno 18 il CIP prossimo si occuperà di approvare le linee guida per l'autostrada del Molise e il giorno 8, 8 marzo è previsto il Cipe per il via del definitivo dell'appalto. Quindi eh, siamo arrivati a termine di un'opera mastodontica per il Molise, che voi avete già, vedete già realizzata qui a Venafro per un tratto, e quindi insomma, è anche visibile come schema di, di viabilità, che è un obiettivo strategico per il futuro. Non è vero insomma, che eh, ci sono... Poi, dal punto di vista economico vi rendete conto che tutti avrebbero voluto una strada a quattro corsie di tipo autostradale, perché autostradale significa tipologia di curve e quant'altro, con fondi pubblici magari senza pedaggio. L'economia attuale prevede che siano più certe le realizzazioni pubblico-private che noi abbiamo portato avanti, per cui il miliardo e dispero non è di fondi pubblici solo ma è di fondi pubblici e privati al 50%. Eh, la, eh, credo in questa iniziativa, spero che i nuovi governi che dovessero arrivare, siccome gli altri presidenti candidati si dicono, perché impressionati non so da che cosa, tutti contrari all'autostrada, eh, io spero veramente che non ci sia questo futuro per il Molise. Significa buttare a mare soldi, investimenti in progetti, in iniziative. Dopo che noi abbiamo, non so se riesco a spiegarmi con poche parole, abbiamo un, un valore da difendere che è anche il diritto di concessione che ci è stato dato con legge. La nostra autostrada, la concessione, quindi i ritorni economici anche sulla gestione della strada arriveranno alla regione. Altrove non è così. Questo è la prima, il primo esempio di federalismo autostradale, nel senso che noi siamo titolati per legge a fare questa concessione autostradale e quindi ritengo sbagliato immaginare una cosa del genere. L'auditorium di Sernia se l'abbiamo ottenuto con fondi nazionali, non regionali, la regione ha partecipato con meno di 5 milioni di euro all'investimento totale perché c'è stato un progetto che è stato apprezzato a livello nazionale e eh, è stato realizzato. L'alternativa non poteva essere la sistemazione dei teatri perché quei fondi de, degli altri teatri quei fondi o li avevi o li perdevi, cioè, no, li perdevi. O li avevi o no. Perché non tutte le regioni hanno avuto finanziamenti per il 150 anniversario del, dell'Unità d'Italia, sono state solo 6 eh, o 7 regioni. Noi abbiamo avuto questa possibilità di presentare, noi. L'amministrazione comunale di Serni ha avuto l'accortezza la, eh, di presentare questa tipologia di progetto. Ci sono state politicamente iniziative di centrodestra e di centrosinistra a livello nazionale che l'hanno appoggiata e io credo che sia stato un valore aggiunto alla nostra regione e alla nostra città, capoluogo di provincia. Presidente, allora, i ragazzi le hanno formulato una serie di domande interessantissime, complesse, anche ci rendiamo conto, insomma, abbastanza difficili da, eh, da ottenere una risposta in pochissimi minuti. Eh, ora, al di là di ciò che lei ha detto a questi giovani, eh, sarebbe forse il caso, veramente in due minuti, di elencare qual è il futuro, ossia lei in che modo intende, intenderà, se rieletto, adoperarsi accanto a questi ragazzi? Come vorrà favorirli? Ma, ricercando la loro collaborazione per cercare di costruire insieme un futuro che ci deve appartenere. Io credo che anche la mia lunga esperienza politica possa costituire per questa regione una valida opportunità di cambiamento e abbiamo bisogno di cambiare in molte cose e non mi sento di dare indirizzi precisi, di avere la ricetta giusta eh, per risolvere il problema dei giovani così detti in senso. In senso generico. Credo che dobbiamo assolvere il nostro compito di favorire lo sviluppo e l'occupazione, garantire un'istruzione adeguata dei servizi eh, aggiornati e moderni, sostenere l'università e quindi la formazione specialistica, eh, creare nuove opportunità di lavoro e per quanto riguarda i giovani eh, credo che l'ascolto, il colloquio, il confronto siano l'unica cosa che ci possono fare indirizzare delle politiche idonee. Venire qui dicendo che eh, ho le ricette magiche insomma, mi sembrerebbe un'offesa all alla vostra intelligenza. Io quello che ho sicuramente è la, la disponibilità all'ascolto, per cui alcune impostazioni ci sono, di innovazione le abbiamo scritte nel nostro programma, ma il confronto credo che sarà necessario per individuare poi la strada più idonea. Quindi proseguire sulla strada del confronto, una strada che i ragazzi hanno voluto fortemente e che cercheranno di applicare, lo hanno premesso in apertura di questa trasmissione, loro non sono un movimento partitico, guardano a destra, a sinistra, a centro, non si fanno di questi problemi come è giusto che sia, chiedono, caro Presidente, il confronto, lo pretendono ed è giusto che sia così. Quindi chiunque sarà il prossimo Presidente della Giunta regionale non dimentichi che questi ragazzi poi hanno buona memoria. Eh, vedo in sala con noi il nostro direttore editoriale Vittorio Cozzoni, lo invito intanto a raggiungerci al tavolo, prego, e vorrei eh, affidare, visto che lei è stato un po' partecipe, ha seguito il dibattito, eh, e dal momento che non mi sembra vi siano poi dal pubblico eh, domande in arrivo, è giusto? O c'è qualcuno che vuole intervenire? Affiderei volentieri le conclusioni al nostro Vittorio Cozzoni, direttore editoriale della nostra testata Elezioni Molise. Allora, grazie. Innanzitutto, grazie Presidente per aver avuto il, la pazienza e il tempo di ascoltare questi ragazzi. Io parlo un po' da papà perché ho tre figli anch'io e devo dirle che tutti e tre sono fuori. Come due su tre. E questo ci dispiace un po', no? Perché dopo aver fatto dei sacrifici per fargli prendere delle lauree, magari abbastanza importanti, me le ritrovo in giro. Quindi quando. Ho colto insomma, la, la, la loro richiesta di voler fare un confronto, sono rimasto veramente contentissimo perché probabilmente attraverso le sue parole hanno chiarito un po' le loro idee. No? Come vede, come vede eh, sono sorti dei problemi sull'università quando lei ha dato delle spiegazioni che probabilmente credo che voi ignoravate. No? Il fatto di poter ricevere un contributo. Sulle tasse che noi siamo costretti a pagare in giro, questo è sicuramente interessante. Il fatto che l'università era destinata a chiudere e magari con dei fondi regionali si sono riusciti a salvare. E devo dirle anche una cosa, abbiamo degli ottimi ragazzi universitari. Noi all'interno di questa azienda abbiamo dei giovani che vengono, provengono da Pesche come università di informatica e devo dire che sono veramente di grandissimo livello. Quindi eh, quello che io dico a conclusione, veramente ragazzi... Eh, se avete altre domande da fare al Presidente fatele tranquillamente perché ritengo che siamo per la prima volta, da quello che io ricordo nella storia, che un Presidente attuale, un candidato Presidente, venga ad ascoltare voi non si è mai verificato e noi siamo orgogliosi di averlo organizzato presso la nostra sede, solo questo. Ok, grazie. Grazie al nostro direttore editoriale e come è giusto che sia protagonisti di questa trasmissione di questa puntata speciale di Election Day sono stati i giovani del movimento giovanile Penafrano e allora a te Francesco Martino, la conclusione. Grazie Angelo, rispondendo brevemente senza alcuna polemica, noi siamo per quanto riguarda l'università, siamo giovani e abbiamo bisogno di sognare, lo facciamo con, con gli occhi aperti e con i piedi per terra, ma non toglieteci il diritto di sognare, quindi solo questo, va bene. E, e voglio ringraziare il presidente Iorio, a quanto ho capito ancora presidente. Sì, va bene, no, candidato... No, una settimana, no, qualche altra settimana. Lo ringrazio del confronto, noi come da comunicato stampa abbiamo bisogno di... Confrontarci con uh, questo mondo politico, che a volte può sembrare così distante, però uh, noi lo sentiamo molto vicino anche nelle nostre attività. Uh, si vede quanto penso sia sotto, sotto gli occhi di tutti che alle nostre, alla cosa pubblica ci teniamo. Quindi, come ho ringraziato gli altri candidati con i quali ci siamo confrontati, ringrazio anche lei. Grazie. E parole, parole sante, parole giustissime quelle di Francesco Martino, anche perché. Se è vero che questa volta i ragazzi del Movimento Giovanile hanno scelto di restare alla finestra e di confrontarsi, sappiate tutti, lo sappia anche il nostro Presidente, che il futuro è loro e saranno loro gli amministratori di domani. Grazie.